tutti davanti allo schermo per seguire l'inizio del processo che li vede opposti all'azienda. Sono i 60 lavoratori della Progest, ex Ondulati Giusti, che si sono radunati nel salone della CGIL a Sant'Anna per seguire la prima udienza della causa di lavoro. È la vicenda delle festività ingiustamente non pagate secondo sindacati e lavoratori, che si trascina da alcuni anni. I dipendenti hanno dalla loro parte il parere a loro favorevole dell'Ispettorato del Lavoro, che ha anche notificato una diffida accertativa per l'immediata riscossione delle spettanze. L'azienda però ha fatto ricorso ed ha portato gli operai davanti al giudice. Dopo le prime fasi tecniche, la seconda udienza è stata fissata al 28 settembre. Per CGIL e CISL, questa è una battaglia che va oltre la singola azienda, ma interessa necessariamente tutto il comparto. Questa azienda ha anche pensato bene di disdire tutti gli accordi che c'erano all'Ondulati Giusti dagli anni 70, e questo è un problema che è di territorio, perché una volta si facevano queste contrattazioni territorialmente e quindi molti accordi ancora si rifanno a quegli anni lì, per esempio la 14ª che esiste soltanto nel distretto, è un vulnus che potrebbe venirsi a creare e che riguarda evidentemente anche gli altri stabilimenti, e per questo motivo abbiamo convocato gli RSU degli altri stabilimenti del territorio, che sono corsi in massa, e quindi a dare sostegno a questa vertenza e anche a quelle che speriamo non dover fare in futuro.